Riguarda un punto che lui ha toccato nel suo intervento a fronte delle recenti sentenze della magistratura sulla pudore in Italia e delle loro in Francia, no? La difficoltà di risolvere dal punto di vista giuridico queste forme del lavoro digitale, delle piattaforme, richiamando unicamente il vincolo della subordinazione. Se questa cosa la puoi spiegare con maggiore profondità, credo sarebbe interessante capire perché questa impostazione non funziona, o funziona solo parzialmente, o funziona in alcuni casi e in altri no. La seconda domanda riguarda invece, ci rinvia, siccome penso che domani non ci sarai, no? Anche alla discussione del pomeriggio di domani sulle esperienze di lotta nel settore delle piattaforme, dei riders in Italia come nel resto d'Europa, all'esperienza che avete recentemente fatto a Bologna. Prime iniziative di mobilitazione da parte del riders a cui ha corrisposto con una velocità, in questo caso sicuramente just in time, la sottoscrizione del primo, non so come definirlo, accordo, protocollo di intesa, eccetera, in cui pare che tu abbia dato una mano, supportato anche il lavoro della, queste prime forme di auto-organizzazione dei riders, in cui, come dire, la controparte, l'interlocutore della stesura di questo accordo non sono state immediatamente le piattaforme che si sottraevano invece al confronto per tentare di situare con lavoratrici e lavoratori, ma un'amministrazione. Allora, mi sembra che al di là delle diverse dimensioni che sono state qui ricordate, no? Da ultima quella nell'intervento di Francesca, quella centrale delle determinanti di genere, fino a questo momento soltanto Sergio Bologna ha ricordato come questi processi di trasformazione del lavoro contemporaneo nella logistica e nelle piattaforme rinviano immediatamente alla dimensione spaziale in cui si organizzano e ai processi di governance di questa stessa dimensione spaziale. Allora, capire perché a Bologna la scelta è quella, interrompiamo con un'amministrazione comunale, proviamo a far passare da lì il riconoscimento di nuovi diritti, credo parli anche di come si organizzano i porti e di come si organizzano anche su scala globale alcune scelte della logistica proprio intorno all'ossatura dei processi di governance politica e territoriale e di questi stessi processi. Quindi mi piacerebbe, questa era ovviamente rivolta a Michele, ma vale anche per Sergio e Francesca, uno dei punti che mi sembra che piacciono ad emergere da queste prime relazioni. Grazie. Accogliamo prima. No, io ho una domanda molto sulla questione che aveva posto Sergio Bologna del rapporto dell'organizzazione logistica con il manifatturiero e su questo dato che hai dato che dopo la crisi solo il 30% del manifatturiero italiano è dentro reti globali. Ora, al di là della descrizione, è diverso in Italia che in Germania, che è un dato di fatto. Ma dal punto di vista generale dell'organizzazione logistica e delle figure che intervengono, ci sono differenze sostanziali tra essere centrati sul manifatturiero o essere centrati solo sulla distribuzione? Ovvero, qual è la rilevanza di avere ancora un forte manifatturiero per l'organizzazione logistica? Perché poi tu hai detto giustamente che è arrivata a marzo, è arrivata lì come è arrivata qui.
Qual è comunque la specificità di avere un rapporto con il manufatturiero? Cosa non ti,
può essere sempre una cosa ricambiata o modificata, qualsiasi cosa, è solo proprio una condizione di sfruttamento entrato negli ultimi anni, cioè sfruttamento sotto pagamento della classe operaia. Non parliamo della classe professionale operaia, di figli studenti della classe operaia. Ecco qui, ho terminato, grazie dell'attenzione. Ok, direi che passiamo alle risposte. Sì. Allora, dando in ordine, subordinazione, perché non funziona, perché non funziona sempre? Beh, la nostra nozione di subordinazione deriva dal codice civile, okay? Dall'articolo 2094, quindi è una nozione pre-costituzionale e si basa su dei cardini, su un quadro, un lavoro, una topologia di lavoro che le tecnologie hanno completamente scardinato. Le coordinate di spazio-tempo che servivano per intercettare, captare, pesare e cercare i poteri datoriali, l'eterodirezione, con le tecnologie si sgretolano, diventano fumosi, quindi di fatto l'onere della prova richiesta al lavoratore che pretende, che chiede di essere qualificato come lavoratore subordinato, diventa difficilissimo e diventa facilmente aggirabile invece dalla parte forte, che è la parte datoriale, la quale appunto può dire: beh, io ti ho dato una tecnologia con cui tu puoi scegliere quando e come lavorare, dunque non puoi dire che sei sottoposto a eterodirezione, cioè sono io che ti dico quando devi lavorare. E sostanzialmente tutta la sentenza di Fudora di Torino si basa su questo principio, su questa premessa controvertibile. In realtà ci sono grosse controargomentazioni che si potrebbero mettere in campo in una battaglia giudiziale, però questo spiega, a mio parere, lampante della difficoltà dell'adeguatezza di quella nozione rigida civilistica. Per questo dico, da un punto di vista giuridico, interpretativo e dottrinario, forse dovremmo lavorare su aggiornare gli indici della subordinazione, cioè che sono quegli elementi indiziari che non sono di per sé delle prove della subordinazione, ma se concorrono allora possono portare il giudice a vedere dimostrata, a ritenere presunto il rapporto di lavoro subordinato. Rapporto di lavoro subordinato appunto, però non è detto che una volta ottenuto sia la soluzione, la panacea di tutti i mali. Dimostrazione lampante, come diceva il vostro collega, sull'articolo 36. È chiaro che l'articolo 36 ha imposto una sorta di via italiana al salario minimo, in base al quale tu sostanzialmente prendi a parametro per la retribuzione, che in vero il 36, il contratto collettivo stipulato dai sindacati più rappresentativi, concetto ribadito nella famosa sentenza delle cooperative, la 51-2015, dice ovviamente non lo rispettano questo. Beh, innanzitutto proviamo a sostenere una battaglia giudiziale per arrivare a provare a chiedere giudizialmente questo, dato che abbiamo una sentenza recente della Corte Costituzionale che dice no, il contratto che in vera è il 36 è quello stipulato dai soggetti più rappresentativi, quindi un parametro ce l'abbiamo. In più questa cosa è rafforzata anche, ad esempio, dal codice degli appalti pubblici, laddove ad esempio gli appalti pubblici, il nuovo codice, l'articolo 30 dice esplicitamente che il contratto collettivo leader che deve essere applicato in tutta la catena degli appalti è quello stipulato dai soggetti sindacali comparativamente più rappresentativi e rilevante per l'attività oggetto d'appalto. Quindi degli indizi per arrivare a individuare un contratto in una vertenza davanti a un giudice si possono fare. È chiaro che un'azione giudiziale richiede organizzazione, costi e tempi non certo lunghi, quindi la battaglia giudiziale è, appunto, come dice il vostro collega, un extrema ratio, nel senso perché le lotte dovrebbero essere e le rivendicazioni dovrebbero essere la via maestra, come del resto ci insegna anche la storia del diritto del lavoro. Per quanto riguarda la questione carta, ecco, qual è l'esperimento che abbiamo provato a fare a Bologna? Posto che, vedendo anche quello che succedeva nel resto d'Europa, le piattaforme non avevano il potere negoziale dei lavoratori, dei riders, nei confronti delle piattaforme era molto basso. Quindi il ragionamento organizzativo da cosa è partito? Ma allora, il riders dov'è che lavora? Lavora in uno spazio urbano. Qual è il luogo di lavoro del riders? La città.
Chi è che è chiamato a livello istituzionale a gestire la città? Il comune. Dunque, un interlocutore che potrebbe portare potere negoziale a un'organizzazione spontanea di poteri potrebbe essere il comune. Questo ha portato, grazie anche a una forza di una serie di lotte che hanno avuto molto successo, a avere spazio di confronto con l'organizzazione comunale. E qual è la ratio che sta dietro la carta? È sostanzialmente creare un accordo collettivo territoriale trilaterale. Quindi il comune, da soggetto istituzionale, funge da soggetto che riconosce la rappresentatività dei soggetti stipulanti e fa da garante. E come si struttura questa carta, che a breve verrà firmata? Da una serie di diritti minimi che verranno stabiliti, come ad esempio il riferimento a un tempo orario fisso, il richiamo ai contratti collettivi o a alcune garanzie in maniera di salute e sicurezza. Ma laddove le piattaforme non cedevano, si creano contrattualmente degli obblighi a negoziare sulla base dei principi. Questo cosa fa? Inverte le logiche di potere negoziale tra le controparti, perché tu ti siedi al tavolo, ma la controparte, avendo firmato quella, ha l'obbligo di negoziare. Dopodiché l'avvertenza su come andrà a finire il negoziato dipende dalla singola rapporto con la singola impresa. Però, diciamo, si fissano alcuni principi e si cerca di dare quel potere negoziale che difficilmente, se no, senza un riconoscimento istituzionale e questo accordo, diciamo, territoriale trilaterale, difficilmente potevano avere. E il vero punto di caduta è sempre quello che dice il vostro collega, perché tutto il diritto del lavoro, per come è costruito oggi, per quanto noi possiamo sforzarci, cade di fronte al mercato globale, quindi alla minaccia della delocalizzazione. Quindi finché non si regolamenta, almeno a livello europeo, i processi di delocalizzazione, purtroppo la minaccia dell'imprenditore, della grande impresa che dice non ti vanno bene le mie condizioni, io esco, vado a produrre da un'altra parte, purtroppo ci sarà sempre. In Francia si è fatta una legge specifica contro le delocalizzazioni, ma se questa architettura giuridica non si costruisce a livello europeo, temo che le armi del diritto nazionale siano armi spuntate. Io? Allora, due. Sulla questione del coinvolgimento dei comuni, voi sapete che io mi occupo anche di sindacalismo del lavoro autonomo. Noi a Milano abbiamo cercato di sensibilizzare l'assessorato proprio su questi temi, portando ad esempio quello che sono riusciti a fare i nostri colleghi a New York nel settembre dell'anno scorso. La Freelancers Union, al quale noi siamo affiliati, è riuscita a far passare nel City Council di New York una norma in base alla quale il Consiglio Comunale, cioè la città, interviene a fianco di lavoratori che non sono stati pagati. Cioè, siccome la piaga dei ritardati pagamenti o dei non pagamenti è una delle piaghe che, come dire, rovinano, insomma, il mercato del lavoro autonomo, questa è stata, secondo me, un'importante conquista. Devo dire, la nostra assessora all'innovazione, una donna molto attiva e intelligente, ha preso l'aereo, è andata a New York, si è informata, è tornata dicendo però, secondo me, nella situazione italiana dove c'è una certa divisione del lavoro, noi non possiamo invadere il campo dei sindacati. Io spero invece che adesso questa protesta dei rider oggi possa convincerla al fatto che il comune può benissimo essere un attore. Che io, parlando con lei, l'ho sempre detto, tu sei un assessore all'innovazione, continui a dire che Milano è la città dell'innovazione, eccetera, ma ti sei mai posto il problema che le tariffe che vengono pagate per certi lavori creativi a Milano sono le più inferiori d'Italia? Allora cosa parli di innovazione quando abbiamo a che fare con l'impoverimento? Quindi è un tema, secondo me, molto interessante che spero, insomma, che possa essere portato avanti. La seconda cosa che volevo dire, ho dato probabilmente una visione troppo pessimistica della situazione, per esempio per quanto riguarda i porti. Oggi
per esempio nel porto di Genova, il più grande porto italiano, c'è una situazione per la quale per la terza volta consecutiva l'altro giorno hanno paralizzato il porto, cioè c'è una classe operaria combattiva, compatta, che soprattutto non scherza e che quando decide di bloccare il porto lo blocca con le brutte, con le buone e con le cattive. Tra l'altro, parlando prima di Amazon e perché il sindacato tedesco ha difficoltà a farcela, ricordiamo che la prassi sindacale tedesca non esistono i picchetti duri. Quindi c'è anche questo problema qua, insomma, il problema è che quando uno fa sciopero devi bloccare un magazzino, o lo blocchi in un certo modo, non c'è poco da fare. È chiaro che se tu hai magari anche uno sciopero con una grande adesione, ma passeggia avanti e indietro, i camion entrano ed escono, non c'è nulla da fare. Sulla questione dei camionisti, anche l'esempio di Genova è interessante, perché lei sa meglio di me quanta difficoltà c'è quando dei lavoratori bloccano delle porte, il rapporto con il camionista che vuole entrare, o in un magazzino o in un porto. E quindi ogni volta che c'è lo sciopero a Genova ci sono sempre degli diverbi tra i portuali che bloccano i gates e i camionisti. Però c'è anche vero che il primo di questi ultimi scioperi è stato fatto dai portuali in seguito alla morte di un camionista. Quindi tutto il porto ha scioperato per la morte di un camionista. È vero che è morto dentro il terminal, ma comunque vuol dire anche questa solidarietà tra categorie che certe volte hanno difficoltà a parlarsi, secondo me, in certe situazioni, quando il clima della lotta di classe comincia, come dire, a scaldarsi, può funzionare. L'ultima cosa che volevo dire a proposito delle donne. Voi sapete che il trasporto marittimo, soprattutto nella navigazione commerciale, è sempre stato un mercato esclusivamente maschile. Negli ultimi tempi la presenza di donne sulle navi commerciali, non soltanto sulle navi da crociera, come ufficiali di rotta, come secondo ufficiale e così via, diventa sempre più frequente. Io ho provato a fare assieme a mia figlia un documentario sul porto di Trieste e abbiamo intervistato gli studenti del nautico. La maggioranza dei ragazzi che mi hanno fatto trovare erano donne, ma una grande maggioranza, cioè erano state 12 donne, sono stati 3 uomini, e parlando con loro dicevo: scusa, perché tu vuoi andare a navigare? Ti piacerà le crociere? No, le crociere mi fanno schifo, voglio diventare ufficiale di macchina. Ufficiale di macchina, ma sai cosa vuol dire? Sì, voglio andare ufficiale di macchina e stare nella macchina, la porta con te, una petroliera. Io spero che questa femminilizzazione lenta ma inarrestabile del lavoro, del lavoro marittimo, possa cominciare anche a cambiare le cose, insomma, all'interno di questo lavoro. Francamente, se voi guardate, oggi lo guardate da vicino, oggi, ancora oggi, la vita in mare non vale niente, non vale assolutamente niente. Basta che voi leggiate qualunque report su incidenti in mare e vi accorgete. Ricordate come stanno le cose. Ultima cosa, la domanda: qual è la differenza? La differenza è enorme. In Germania ci sono 2,5 milioni di persone che lavorano nel settore logistico. 2/3 di queste lavorano forse lavoro altamente qualificato. Cioè, quando tu hai una industria manifatturiera che crea al proprio interno un sistema logistico, questo ti ha un influsso immediato sulla composizione della forza.